Con tutti gli ingredienti dell'occasione, la annuale presentazione in pieno centro in Piazza De André, come al solito, dell'Hockey Sarzana con vista alla nuova stagione sportiva. Quindi, folto pubblico a dispetto delle incerte condizioni del tempo, intervento del primo cittadino, anche se superstar, immancabilmente era il presidente Maurizio Corona, e poi presentazione a tutto andare di tutte le squadre rossonere, dalla prima squadra fino al Mineokei, passando per le varie under. Sicuramente è stata una bella serata, divertente e con passione hockeyistica rossonera. Però spero che rimarranno più soddisfatti poi per la stagione che dovremo affrontare. Al centro dei riflettori, comunque, la compagine che una volta di più partirà ai nastri di partenza nel campionato nazionale di Serie A1 il prossimo 12 ottobre. Poi, un po' più in là, all'inizio di novembre, Capitan Borsi e compagni saranno impegnati in Francia in quel girone a tre che deciderà la partecipazione o meno alla prossima Champions League. Avversari nel contesto: i portoghesi del Tormar e i francesi del Dinan-Quévert. Per noi sarà una stagione nuova perché comunque abbiamo cambiato l'allenatore, stiamo iniziando questa preparazione a conoscerlo, a conoscere appunto quello che vuole, e sarà una stagione difficile perché comunque il campionato è molto equilibrato e proveremo a dare il meglio in tutto, proveremo come ogni anno a migliorarci per quanto possibile. E niente, per quanto riguarda invece la Champions League è un obiettivo difficile e abbiamo il concentramento a inizio novembre per il ponte, durante il ponte, vediamo cosa esce fuori. Andiamo in Francia in un concentramento a tre dove proviamo a dire la nostra.